Stamattina, presso il santuario di San Gabriele della Dolorata, è iniziata la 42esima edizione della Tendopoli. Molta partecipazione da parte dei ragazzi provenienti da tutta Italia, con la solita passione e la consueta voglia di approcciarsi verso un cammino di speranza e di amore nei confronti di Dio. La pandemia non ha interrotto il percorso, forse lo ha solo rallentato. Questo padre Francesco Cordeschi, da sempre in prima linea, lo sa. E sente il bisogno quindi di puntare fortemente nella ripartenza spirituale e non solo. Una vita in tenda, lo possiamo dire? Soprattutto la mia vita è una vita in tenda, perché nella tenda si cammina, perché la tenda è il luogo dove cammini verso. Il pellegrino trova nella tenda un luogo importante per rifugiarsi da se stesso, incontrare se stesso, incontrare Dio e soprattutto incontrare il fratello mentre cammini, perché hai bisogno di tutto. 42 anni abbiamo detto, 42esima edizione di questa Tendopoli. Quando si potrà tornare, padre, a vivere per 5 giorni lo era all'epoca? Non vedo l'ora. Stai, guarda dietro, non mi immaginavamo di trovare oltre 400-500 ragazzi oggi. Non immaginavamo, ha funzionato bene anche l'iscrizione, abbiamo un po' lavorato e noi ci ripromettiamo, se non ci sono problemi di pandemia, il prossimo anno di ricominciare solamente con la Tendopoli di 5 giorni. A proposito delle passate edizioni, cosa è cambiato non solo nell'organizzazione della Tendopoli ma soprattutto nella testa dei tanti ragazzi? Bravo, mi ha fatto una domanda importantissima, fondamentale e decisiva. Vedi, viviamo un'epoca, che è un'epoca in crisi, è proprio l'epoca che non funziona più, non è una crisi di una epoca, è l'epoca che è in crisi, è il modo di vedere, di concepire l'uomo, non sappiamo più chi è l'uomo e perché sta su questo mondo, perché deve sposarsi, perché deve fare l'amore, non si sa più niente, è drammatico, questo è drammatico, allora viviamo di momentaneità. Userei dire di umore, non di amore, e questo è un problema grande.